La strada per una qualità dell'aria migliore è lunga e lastricata di semafori arancioni che repentinamente passano al rosso. Le polveri sottili sono in agguato, le amministrazioni come quella di Vicenza le combattono nell'immediato a colpi di ordinanze e di divieti, lavorando però anche sul medio-lungo tempo e puntando sul trasporto pubblico, quello elettrico. Confermato la volontà del Ministero di prorogare di un anno, quindi al 31/12/2021, la presentazione dei progetti esecutivi e dopodiché anche il nuovo sistema tecnologico, che non sarà quindi quello a fili ma con le ricariche nelle fermate, quindi un sistema tecnologico avanzato, moderno, meno impattante per il territorio. Una richiesta che era partita dall'amministrazione comunale con SVT al Ministero dei Trasporti nell'ambito del grande progetto legato alla TAV, che dovrebbe portare nella città 19 milioni destinati appunto alla società di trasporti per l'acquisto di 16 mezzi elettrici. Ora la notizia è che la richiesta è stata accolta. Un lavoro in tandem tra il sindaco Rucco e l'ex primo cittadino di Vicenza ed ora sottosegretario all'interno Achille Variati. È stata una grande soddisfazione anche la telefonata ricevuta dall'amico Achille Variati, che ci sta dando una mano giù al Ministero. Una collaborazione di due persone che amano Vicenza e che vogliono il bene della propria città, e questo va al di là delle appartenenze ideologiche o partitiche.